Green, spazio di approfondimento di 6 News e torniamo ancora una volta ad occuparci delle prossime elezioni amministrative al comune di Roseto degli Abruzzi. Un comune assolutamente importante nella provincia di Teramo, ma direi più in generale in tutta la regione, è perché c'è un'amministrazione di centrosinistra uscente che cerca di confermarsi ed è lì che sta poi la sfida. Il succo è l'aspetto più interessante, secondo me, del taglio di questa trasmissione, il taglio che ho voluto dare a questa trasmissione, perché il centrosinistra sul dopo di Bonaventura investe su una donna e questo è assolutamente gratificante. Teresa Ginoble, grazie per essere qui nei nostri studi, non so che dirle. Innanzitutto una domanda, perché ci sono così donne in politica che accettano le sfide così importanti? Perché è una politica che non accetta gli uomini o sono le donne che non hanno voglia di sgomitare? Ma una donna che si mette in discussione per un incarico così importante ha sicuramente dentro di sé il bene comune e quindi deve avere questa carica all'interno, cioè vuole essere a disposizione dei cittadini, vuole migliorare la sua città. Chiaramente è un impegno grande per una donna, perché la donna poi può essere mamma, moglie, può avere nipoti e quindi è chiaro che magari vuole ricoprire anche altri ruoli nella vita, oltre che quello politico. Per l'uomo ha più tempo a disposizione, immagino. Però è una sfida importante, un comune importante, poi raccoglie un'eredità tra virgolette pesante, quella di Franco di Bonaventura, un sindaco, se vogliamo, che ha precorso i tempi, ha avuto un grande spirito di iniziativa, un po' il simbolo e il riferimento non solamente per il centrosinistra, ma direi per gli amministratori della regione Abruzzo. Allora, la nostra città è una città importante, è una città la seconda della provincia di Teramo, ma è una città importante della realtà abruzzese. Sicuramente l'amministrazione di Bonaventura in questi anni penso che abbia cambiato il volto alla città, ha lavorato molto su molte cose che magari non sono state comprese all'inizio, ha cercato di riportare la città, nella città le piazze, di riportare le vie pedonali. Chiaramente in progetto ci sono anche i parcheggi, perché chiudendo delle strade, rendendole ciclabili o pedonali o delle piazze, io mi ricordo per esempio nel mio primo anno di assessorato al nostro comune, davanti al nostro comune c'era un parcheggio di macchine, forse qualcuno può darsi che l'ha dimenticato, però avevamo un palazzo comunale dove era vietato per un portatore di handicap accedere, era vietato per una mamma col passeggino accedere, per un anziano salire le scale. Abbiamo realizzato sia il municipio che la piazza, quindi ha cambiato il volto di quel quartiere della città, sicuramente, rimanendo lo stesso, avendo a disposizione i parcheggi comunque, perché ci sono parcheggi sotterranei, quindi lì per esempio non abbiamo perso grandi parcheggi. Lei però si prepara una campagna elettorale in cui avrà molti contendenti, invidiosi o c'è altro? Anche alla luce di quello che diceva poc'anzi. Ma sì, diciamo che finora i tre sindaci che sappiamo che sono candidati sindaci, ma ne sono penso cinque, sono tutti uomini. Io sono l'unica donna, diciamo, ad aver avuto il supporto sia da parte del mio partito, che ringrazio il PD, perché aver avuto la voglia di scommettere su questa donna, che sicuramente è una donna che in questi anni ha lavorato molto all'interno dell'amministrazione e chiaramente ha seguito i suoi assessorati, parlo di politiche sociali, è un assessorato che a me ha dato grande soddisfazioni per quello che siamo riusciti a realizzare nella nostra comunità. Io penso ai tre asili che abbiamo realizzato, cioè la possibilità per le giovani madri di avere l'accesso al nido, è una cosa bellissima, senza dover attendere. Aver proposto un regolamento nuovo di accesso, lo voglio ricordare perché 10 anni sono tanti, noi abbiamo fatto tante cose, ecco, mi ricordo con entusiasmo quel regolamento di accesso ai servizi all'infanzia, perché fummo proprio penso uno dei primi comuni a inserire l'accesso alla mamma in gravidanza al settimo mese,
quindi una novità assoluta, quindi il riconoscimento del nascituro già, la madre quindi, faceva la domanda per conto del bambino. Quindi di Buonaventura lascia eventualmente a beh, è stato lei un sindaco, comunque sì. Una città a dimensione di uomo e di famiglia, mettiamola così, sì, e lei ha contribuito perché fosse così, diventasse sì, così. Chiaramente la squadra, la giunta ha contribuito tutta. Ma sicuramente può essere orgoglioso il sindaco di Buonaventura per quello che lascia. Lascia un lungomare, scuole sistemate bene, stiamo investendo anche sulla 626 per la sicurezza in questi momenti di grande difficoltà dei bilanci comunali, perché parliamoci chiaro, abbiamo sempre meno finanziamenti dallo Stato e i cittadini non possono essere tartassati, quindi è chiaro che non hai modo di far crescere questo bilancio, perché viviamo una congiuntura economica mondiale, ma direi anche nazionale, veramente disastrosa. Comunque quindi di federalismo municipale ne parleremo più in là nel corso sì. della campagna elettorale. Invece le faccio un'altra domanda, anche prima dell'inizio della trasmissione, quando parlavamo di quello che è il suo contendente principale, il candidato del centrodestra, ne parla come l'assessore al bilancio, perché fino a un paio d'anni fa sostanzialmente condividevate lo stesso tavolo in giunta. Beh sì, sicuramente l'assessore Pavone aveva una delega importante che è quella del bilancio programmazione economica e commercio, aveva queste due deleghe. Beh, io penso che lui abbia condiviso pienamente, perché tutte, diciamo che un'amministrazione non è che si vede alla fine, si vede dai 5 anni di programmazione fino alla fine, però chiaramente 8 anni di un percorso sono importantissimi, quindi. Senta, lui proprio ieri sul tavolo, su quel posto, diceva sostanzialmente un PD isolato, autoreferenziale, una maggioranza monocolore, e quello è l'aspetto della critica. Poi anche, c'è anche il rovescio della medaglia, no? Penso che possa essere la sua posizione del PD di aver messo la barra della nave in una direzione e non aver voluto ascoltare le sirene magari di compromessi politici. Come va interpretata questa posizione del PD e queste critiche che arrivano chiaramente dai vostri competitori? Allora, io credo che il compito di un sindaco, di un amministratore eletto con un programma elettorale, sicuramente è quello di portare a conclusione un programma elettorale. Questo programma elettorale, firmato a suo tempo dalle forze che sostenevano il sindaco di Buonaventura, è stato sottoscritto da tutti. Quindi non riesco a capire, o meglio, oggi capisco le ragioni, perché vorrei vedere se loro, parlo per i liberal socialisti, quindi il candidato Pavone, se fosse stato ancora con noi, se avesse condiviso le ragioni del centrodestra. È chiaro che nello scontro ci può stare, però chiaramente questo documento porta anche la firma loro. Penso che tu ti riferisca al piano regolatore. Sì, noi possiamo andare anche nello specifico nel piano regolatore, quindi lei non lo vede proprio, cioè, sembrerebbe quasi un gioco delle parti. Prima eravate insieme, un successo plebiscitario 5 anni fa come coalizione oltre l'80%, ci voleva un avversario, Roseto degli Abruzzi. Ma guarda, io innanzitutto riconosco il merito del sindaco di Buonaventura ad aver prodotto, tra virgolette, 2 candidati sindaci, quindi della stessa amministrazione. Io quello che voglio dire è che un piano regolatore non si appronta in brevissimo tempo. Il piano regolatore parte dal 2004, quindi la prima giunta di Buonaventura, con il piano strutturale strategico, dove erano definite le 7 zone di sviluppo della città. Quindi in quelle 7 zone era già ben delineato lo sviluppo della città. Chiaramente su quella base il progettista, che vorrei ricordare, l'architetto professore Luigi Nigro, Gianluigi Nigro, insieme al suo team, hanno lavorato in questi anni per la stesura del piano regolatore. Noi non abbiamo fatto una forzatura, noi abbiamo completato il nostro programma elettorale, perché io penso che i cittadini, dopo aver votato per la prima giunta di Buonaventura dove c'era il piano regolatore e fu portato il piano strutturale strategico, nella seconda legislatura piano regolatore, approvazione del piano regolatore, io credo che un'amministrazione, si parla tanto del lavorare, del fare, io penso che doveva completare il suo programma elettorale e quindi l'ha completato. Però la domanda nasce spontanea, gli ultimi 2 mesi?
Gli ultimi 2 mesi perché diciamo che noi abbiamo perso forse più di un anno, penso, per il PAN, perché voglio ricordare che il piano di assetto naturalistico occupa un quarto dell'area intera del piano regolatore, quindi c'è proprio una macchia bianca in questo piano regolatore che è il piano di assetto naturalistico. I tempi nella pubblica amministrazione sono lunghi, diciamo che noi abbiamo fatto anche quando ci accusano che questo piano è stato tenuto in un cassetto, ma guardi, noi abbiamo registrato tutti gli incontri che abbiamo fatto, alla presenza del gruppo di progettisti, quindi siamo stati al Palazzo del Mare perché abbiamo inteso prima di tutto invitare tutti i tecnici, perché devono essere quelli che devono in un certo senso sensibilizzare i cittadini sul nuovo piano regolatore in quanto tecnici. Poi abbiamo fatto gli incontri con la cittadinanza, ma ci vogliono uffici del piano, ci sono tante commissioni che hanno lavorato sul piano regolatore, quindi i tempi sono dettati anche molte volte da altri. Cioè Populismo e demagogia quando l'opposizione, ricordavamo proprio la conferenza stampa dell'altro giorno, dei partiti della minoranza consiliare, laddove si dice che questa adozione a ridosso delle elezioni ci sono una serie di promesse, di impegni che dopo verranno valutati in base all'esito delle elezioni, perché chiaramente ora ci saranno le osservazioni alla PRG. Allora, le osservazioni sono legittime, quindi ci saranno e saranno osservate, penso, con legalità. Io voglio dire anche un'altra cosa. Diciamo che il clima cioè loro hanno avvelenato la fine della seduta del piano regolatore con l'arrivo dei carabinieri, una denuncia alla procura, quindi adesso ci sono gli organi che decideranno se questo piano regolatore è legittimo, per noi è legittimo. Quelle sono cose che rientrano in una campagna elettorale, quindi c'è cioè il fatto di dire prenderanno impegni, non prenderanno impegni, beh, non credo che sia una cosa che ci appartenga. Poi ricordiamoci che il PRG è lo strumento di indirizzo Di politico per antonomasia, comunque, sviluppo oltre che chiaramente urbanistico, sviluppo qualcuno organico. ci accusa di aver cementificato, ma noi sicuramente abbiamo rispettato il piano regolatore vigente perché non puoi fare altro, cioè il piano regolatore vigente era attuale, quindi quando uno presentava un progetto in base a quello che era deciso su quel piano regolatore non è che potevi fare diversamente. Quindi nel momento in cui si vuole cambiare, si vuole dotare la città di uno strumento più innovativo per lo sviluppo turistico della nostra cittadina, che vorrei ricordare che è una cittadina turistica, io penso che forse avrei preferito che tutti avessero dato il loro apporto. Quindi più interessante fare un dibattito sui criteri generali, perché dicevo, il PRG, così come il bilancio, è uno degli strumenti di indirizzo politico per antonomasia, è quello in cui un'amministrazione dice che cosa vuol fare di un determinato Esatto, territorio, poi non è esatto. l'appezzamento di terra che fa la differenza, E torno a ma. ripetere, questi punti erano già stabiliti nel piano strategico, cioè se c'è un intervento sul porticciolo, era stabilito che veniva sul porticciolo questo intervento, quindi sviluppava già quello che poi è stato sceso, se posso usare questo termine, dal tecnico nel piano regolatore. Però l'idea generale di quelle 7 macrozone è stato riportato nel piano regolatore. Senta, io non sono completamente addentro alle questioni della Città delle Rose, però un'ultima domanda e dopo chiudiamo questo argomento. Le dà più fastidio quando le dicono che Roseto è una città che va bonificata oppure quando le dicono che Roseto è una città sotto il dominio, tra virgolette, quasi monarchico di 3-4 famiglie? Guardi, mi danno fastidio tutte e due. Io se potessi in questo momento bonificherei l'Italia, se fosse nella mia possibilità, piuttosto che bonificare Roseto. Della famiglia, sinceramente, non, almeno per me personalmente, poi queste 2 o 3 famiglie, non so, penso di rispondere solamente per quanto riguarda la mia. Io voglio ricordare il mio percorso e la famiglia comunque ce l'avevo. Cioè il cognome l'ho sempre portato, il mio cognome è Ginoble, mio fratello è nato prima di me ed è certo che è mio fratello, quando sono entrata in politica nel 97, dove ho rivestito il ruolo di consigliere comunale con la giunta Crisci,
ho iniziato da lì, poi mi sono candidata di nuovo con il sindaco di Bonaventura. Io penso di aver messo l'amore e il lavoro per la mia città. Queste sono due doti fondamentali che mi hanno guidato, perché penso che ricoprire anche il ruolo di assessore alle politiche sociali prima, perché negli ultimi tempi poi sono stata anche investita del bilancio, però rivestire il ruolo delle politiche sociali sia un'ottima scuola di vita. C'è un contatto sempre costante e diretto con famiglie, Ma cittadini, soprattutto, gente in diciamo, difficoltà soprattutto. appunto, gente in difficoltà, gente che deve risolvere il problema magari del bambino, del disabile, dell'anziano. Io penso che questa città ha fatto tanto in momenti difficili, cioè la nostra crescita si è avuta quando c'erano momenti difficili a livello proprio statale e c'è stata una scelta politica ben precisa di una città che sicuramente le politiche sociali non l'ha voluta trascurare. E qui ringrazio il sindaco di Bonaventura che ha prestato grande attenzione a questo ascolto anche da parte dei cittadini. Cioè, poi i soldi non ci sono, però bisogna essere molto abili a scovare determinati meccanismi e sistemi per poter organizzare una politica sociale comunque efficiente e efficace sul territorio, no? Noi infatti investiamo tantissimo in politiche sociali, ma siamo contenti di aver investito. Io qualche volta parlando con i cittadini dico, tutto quello che facciamo, se noi avessimo ritagliato, dalle politiche sociali, dei fondi per i manti stradali, ma non ci sarebbe nemmeno una buca a Roseto. Però è una scelta politica, cioè quello di accogliere un bambino al nido, quello di accogliere un anziano solo, quello di creare un centro diurno per i portatori di handicap, quello di creare un centro anziani, perché in queste cose ci crediamo. Crediamo che attraverso una buona attuazione delle politiche sociali veramente si possa risparmiare in altri settori del bilancio. Io penso a quello regionale, se investisse di più sulle politiche sociali, ciò che purtroppo non sarà vero, perché avremo il nuovo piano sociale con meno 12 milioni di euro. Sicuramente si risparmierebbe molto nel sanitario e l'anziano, il bambino con difficoltà, portatore di handicap, sarebbe curato a casa, ma la famiglia sicuramente va assistita. È una coesione sociale, secondo me, mantenere in equilibrio il tutto è importante in una comunità. Senta, un'ultima domanda per chiudere il discorso familiare. Teresa Ginoble non è assolutamente all'ombra del fratellone. Tommaso Ginoble, il deputato. Più fortunato il deputato o il vice sindaco? In questa parentesi. Io ho una mia idea, comunque, Allora, vabbè. sicuramente penso che dia più soddisfazione stare a contatto con i tuoi cittadini. Io questo lo sento e ti dico sinceramente che mi piace moltissimo anche quando mi chiamano per nome e non col titolo, cioè questa vicinanza del cittadino che ti chiama Teresa o Elena Perché per Elena? strada. Perché Ma è Teresa una Ginoble storia. ti candiderei, però tutti Allora, quanti la ormai è conoscono Teresa come. detta Elena, il nome mio doveva essere Elena, poi c'è stato un errore a suo tempo nella registrazione del nome all'anagrafe, è rimasto Teresa, però molti mi chiamano Sono Elena. rimaste affezionate ad Elena. Due battute sempre sulle questioni amministrative di questa fine legislatura. Le dimissioni dell'assessore Di Girolamo, un amico ritengo, spesso e volentieri vi ho visto insieme, perché è stata sollevata anche questa questione in questa fase di pre-campagna elettorale, e la posizione assunta da un consigliere è sempre sulla vicenda del PRG Mirko Vannucci nel Consiglio Comunale. Come le spiega queste due cose? Perché chiaramente le opposizioni le hanno interpretate in una certa maniera. Io come la interpreto? Saluto sicuramente l'amico Di Girolamo che ha svolto nella prima giunta di Bonaventura il ruolo di capogruppo della Margherita e poi come assessore in questa legislatura 4 anni e 10 mesi, 4 anni e 9 mesi, adesso non ho fatto il conto preciso. Siamo lì. Ma io rispetto la sua posizione, perché se lui si è sentito di dover rassegnare le dimissioni,
avrei preferito un confronto diverso, nel senso non una, prima di rassegnare le dimissioni, forse penso che poteva confrontarsi con qualcuno, almeno con me non l'ha fatto, quindi aveva già preso la decisione e non riesco a comprendere perché poi le dimissioni erano rivolte sempre al PRG, quindi si parlava Sì. di, io credo che, di PRG e di coalizione. Io credo che il ruolo per creare una coalizione non sia di un assessore, ma sia sicuramente di un segretario politico, quindi del partito. Non spetta l'assessore, può non condividere, però è un ruolo che non spetta all'assessore, all'amministratore. C'è proprio la figura del segretario, il segretario ha sempre rappresentato al partito di aver fatto più incontri e quindi di non aver trovato, almeno fino a poco tempo fa, perché non è che noi non stiamo lavorando sull'allargamento della coalizione, di non aver trovato in quel periodo l'adesione degli altri partiti. Ecco, da qui a qualche settimana ci sarà la presentazione delle candidature delle liste. Il Sì. PD da solo o si ritroverà un'intesa con le altre forze della sinistra, l'Italia dei Valori, piuttosto che Sinistra Ecologia e Libertà, la Federazione di Sinistra? Guarda, io credo che stanno lavorando, sta lavorando il segretario insieme a tutto il suo gruppo per l'allargamento della coalizione. Il PD va da solo, il PD va con delle liste civiche al momento, delle liste civiche di persone, di cittadini, di uomini e donne che intendono candidarsi con il centro-sinistra, perché noi ci sentiamo di centro-sinistra. Siamo quelli attenti un po' a tutti gli spaccati della società, cerchiamo di fare del nostro meglio in questo momento molto difficile, perché vorrei dire che ci sono molti comuni che non riescono a chiudere i bilanci comunali, tant'è vero che è stata prorogata di nuovo di un mese il termine ultimo per la presentazione dei bilanci comunali. E noi l'abbiamo approvato da 3 anni ormai, l'approviamo entro la fine di dicembre, perché è importante per un'amministrazione avere subito il bilancio dal mese di gennaio già nel pieno potere. E, tra l'altro bisogna portare anche la variazione di bilancio, perché il Comune di Roseto ha avuto 580.000 euro di tagli. Noi dal 2007 non abbiamo ritoccato una tariffa comunale, quindi voglio dire sono 4 anni che noi, nonostante abbiamo sempre meno trasferimenti dallo Stato, riusciamo a mantenere questo equilibrio. Quindi riuscire a coprire anche questo venire meno di finanziamenti statali di 580.000 euro, che non mi sembrano noccioline, voglio dire. Quindi, vuol dire che l'amministrazione sta operando bene, cioè è stata previdente, perché altrimenti non si potrebbero coprire. Sarà una campagna elettorale molto intensa perché stando così diminuiranno il numero dei consiglieri eleggibili e il numero degli assessori nominabili. Complicherà più le lingue oppure il lavoro a lei o al suo contendente? Ma io spero di avere intorno una squadra di lavoratori innamorati della città, come sono state le giunte passate, anche i consigli passati, quindi si deve avere un alto valore del bene comune, perché assumersi la responsabilità come amministratore per conto di 25.000 cittadini non è facile. Poi per noi lo è ancora più difficile, in quanto noi abbiamo questo grande territorio che sicuramente è bello, dalla collina al mare, ma sono 54 chilometri quadrati di territorio con 220 km di strade, con tanti punti luce, con tanti servizi, ed è veramente difficile riuscire a mantenere tutto. Senta, per diventare sindaco di Roseto da donna, e chiaramente donna del PD che c'ha tutti quanti contro, l'abbiamo detto in questa trasmissione, bisogna essere più femmina o accettare i compromessi con una personalità maschile? Guarda, ci sono proprio delle statistiche che dicono che le donne non scendono a compromessi quando rivestono certi ruoli, ma io penso che ci vuole il dialogo, l'ascolto e sicuramente penso che poi
avverrà tutto spontaneamente. Penso che il dialogo e l'ascolto sono cose che sono due cose che mi hanno guidato in questi anni. Quando io dico che se abbiamo realizzato tutto ciò a Roseto è dato anche dall'ascolto dei cittadini, sia per strada ma anche, come qualcuno ci definisce, chiusi nel palazzo. Voglio dire che i cittadini sono venuti tutti i giorni, ci hanno cercato, ci hanno trovato, hanno avuto risposte, possono essere negative o positive, ma comunque risposte. Quindi penso che anche nel mio amministrare futuro saranno questi due concetti che mi porteranno avanti. Quindi ascolterò e cercherò di. La mediazione alla fine arriva. Comunque abbiamo capito che non intende essere solo ed esclusiva, anzi, forse meno di tutto, la prima donna della copertina, come dice il titolo della trasmissione. Eva era la prima donna dell'Eden e poi è diventata la prima donna di questo mondo. A un certo punto ha deciso di cogliere la mela, la conoscenza, forse suggerita da un serpente o chi per lui. Qual è stato il suo serpente? Per Per prendere la mela e accettare questa sfida e magari scendere qui. un senso di responsabilità, perché penso che sicuramente io dico sempre a qualcuno che quando una persona prova ancora quella sensazione di un brivido se ti raccontano di una situazione familiare particolare, provi emozione per ogni cosa che realizzi, penso che c'è tanto ancora da fare, cioè se sei stimolato e hai quella voglia di fare ancora tanto per la tua città, io penso che uno si deve mettere in discussione. Quindi uno stimolo, un'insoddisfazione di fondo, no? Che ogni cosa può Beh, essere io penso, migliorabile e quando perfettibile. qualcuno la vede in un altro modo, io penso che sia proprio una missione. Perché non è facile. L'altra sera ho ricevuto la telefonata di un sindaco di una città della provincia del Teramano, mi ha detto in bocca al lupo perché tu forse conosci sicuramente il lavoro che ha fatto il tuo sindaco, essendogli stata molto vicino come vice sindaco, quindi sai bene che ci sono molti, cioè è pesante come. Però io penso che ognuno di noi si impegna per cercare di dare il meglio. Io penso che possa Di sicuramente. Bonaventura cosa le ha detto? Cosa? Cosa le ha detto di Bonaventura quando è Beh, stata ufficializzata? Penso ci sia stata una sua è telefonata, no? stato nel giorno dell'assemblea che abbiamo fatto al Palazzo del Mare, il sindaco era molto emozionato. Vabbè, lui penso che sia la persona che mi conosce meglio all'interno dell'amministrazione, quindi ha visto con quanta abnegazione ho lavorato, perché chiaramente non è che uno deve timbrare il cartellino, però magari se dedichi un po' più tempo riesci a fare tante cose. Uno sta a Quindi guardare l'orologio, erano come si suol dire. emozionati un po' tutti e io sinceramente, perché quella mattina c'era sia il segretario provinciale, il segretario comunale, il segretario regionale, erano emozionati e io li voglio ringraziare anche per questa sfida che il partito ha inteso fare. In questo momento quello di candidare una donna perché è una scelta Hanno importante. puntato sulla rosa, ecco, Sì, mettiamola hanno così, puntato su una rosa per una rosa Roseto. per Giochiamo Roseto. sulle parole. E invece, cosa teme del suo avversario? Se ce lo vuole dire, assolutamente, se c'è qualcosa da Ma guarda, temere. io E temo. soprattutto, invece, che cosa ha in più Teresa o Elena Ginoble rispetto a Pavone? Allora, io sicuramente temo una campagna rancorosa e dai toni forti. Io questi toni forti non li voglio usare, non intendo scenderci a quel livello perché penso che la nostra città non si meriti questo dibattito così forte, così acceso. Cosa ho di più di Ennio Pavone? Che le devo dire? Ma l'impegno che me l'ha riconosciuto anche lui in tanti anni che abbiamo lavorato insieme, che non sono pochi, perché erano 12 con 4 anni di consigliere con la Giunta Crisci, 8 con il sindaco di Bonaventura. Ha visto sicuramente in me una persona molto determinata nel raggiungere gli obiettivi, ma che non erano i miei, ma erano sicuramente per i miei cittadini, perché quando
pensavo a un progetto, l'ho portato sempre a termine, ma insieme chiaramente alla collegialità della Giunta, cioè io ci ho lavorato come assessore, ma chiaramente con tutto l'appoggio della Giunta. Lui mi conosce bene, sa la mia tenacia, sa anche la mia educazione e il mio rispetto verso gli altri, quindi questo lui è consapevole di avere di fronte una persona che E speriamo che gli ama torni. un rapporto diverso, diciamo, un confronto civile, però non so se ci riuscirà. Da Speriamo, ce parte l'auguro. mia Per me sarebbe io. anche imbarazzante seguire le trasmissioni, perché se due amici ci conosciamo da un bel po' di anni, chiaramente Io le disposizioni penso sono di diverse, riuscirci però, comunque. il rapporto personale dovrebbero sempre e comunque essere Perché, qualcosa di vedi, diverso. Ferruccio, io sono convinta che noi abbiamo fatto tanto, cioè questa città sicuramente abbiamo cambiato il volto, sicuramente siamo stati un'amministrazione che ha risparmiato dove poteva risparmiare, ha investito in quello che si sentiva di investire, perché la scelta pure di avere un territorio dove non manca niente, l'ultima inaugurazione di Casa Rosa, vuol dire che c'è un'amministrazione che ci ha puntato su queste cose. Io penso che i miei cittadini queste cose le comprendano. Senta, io le faccio un grosso in bocca al lupo per la campagna elettorale, magari per proseguire questa esperienza, però dalla poltrona di primo cittadino, anzi cittadina, mettiamola così, cominciamo a usare Il termine al il termine femminile. giusto al femminile. Un grosso in bocca al lupo, tanto ci risentiremo spesso nei prossimi giorni. Arrivederci Grazie, grazie, a voi che ci avete seguito da grazie. casa, l'informazione continua su Sei News, arrivederci.